Non possiamo controllare la grande natura. Noi dobbiamo adeguarci e imparare a convivere con rispetto per avere il nostro habitat. Noi siamo la specie più forte su questa terra. Il meccanismo è semplice e circolare e gira sempre più in fretta. Se l'anidride carbonica in atmosfera aumenta troppo, il termometro sale. Il ghiaccio polare si fonde, le grandi correnti cambiano percorso e il motore climatico si inceppa. La marcia del progresso è una macchina che non può essere fermata. Anche se significa avvelenare l'intero pianeta. Si stima che ogni anno vengano buttati nel mare più di 8 milioni di tonnellate di plastica. Nessuno sa in quanto tempo questa plastica si decomporrà nelle molecole che la costituiscono. Le stime vanno da 450 anni a mai. Si presume che nel frattempo questi rifiuti uccidano milioni di animali marini ogni anno. Dove finirà questa marcia forzata che l'uomo impone alla natura? La nostra relazione con la vita è cambiata profondamente nei millenni. In nome della produttività agricola facciamo qualsiasi cosa. Spostiamo le montagne, cambiamo il corso dei fiumi. Una balena arenata. Aveva dentro lo stomaco una trentina di sacchettini. Perché la balena deve aver sofferto molto per morire. Korawi era un'oasi creata per preservare la natura e la biodiversità. Ora è l'esempio perfetto della nostra contraddizione. Un luogo sofferente e indifeso, colpito dall'invasione silenziosa del suo peggior nemico, la plastica. La plastica qui non è un rifiuto, ma parte dell'ambiente. Chiamiamola immondizia a chilometro zero, dalla palafitta alla laguna, poi con la marea fino all'oceano, dove i rifiuti si mescolano definitivamente con la natura. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit.
I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Ottimo anche come posto di possibile riunione per le feste. Sì, sì, quello sì, facciamo, tranquillo. Adesso facciamo la messa. Ma ah, come la sedia. Allora, con i sassi abbiamo fatto i totem. Bravo. Belli. Abbiamo messo una rete. Abbiamo la Madonnina perché a maggio facciamo anche il rosario nell'otto. Bello. Non tutte le sere, una sera. E poi adesso, quindi quello lì è un rosetto. Sai che mi ricordo il luogo che avevo in via Crescenzago quando ero piccolo? Adesso c'è un po' troppo, non è pulito bene perché venuto l'estate, poca gente, sono andati in ferie. Questo invece doveva essere è un giardino, perché in primavera ci sono ogni tipo di fiore. Adesso c'è un po' di erba che abbiamo piantato 7 anni fa. La miseria. Sono giardini. Cavolo. Ecco, simpatico anche quello lì che abbiamo qui, un compostaggio, un ingegnere che è in pensione. È lui che fa tutte queste cose qui, ingegnoso insomma. Qui abbiamo il compost. Ora, il compost è per evitare di fare i concimi chimici. Eh certo. Quindi abbiamo due aree del compost, tutta l'erba, questa è quella nuova, i residui, e qui ci mettiamo le verdure eccetera. Sotto ci sono i lombrichi, no? Che sono lombrichi rossi che digeriscono le cose e producono quello che dice lì il composto. Perché il compost lì poi lo setacciamo con i mezzi moderni, giusto quello della rete, quello che dicevo io.
e lo setacciamo in modo da ottenere questo compost che poi mescoliamo col terreno normale, eccetera. Questo invece è il cippato. Ah, fatto con il legno. Abbiamo una macchina che tutta la roba la tranciamo, perché poi, no, quando è l'inverno, lo mettiamo sopra per creare tipo di pianta, ma pensate. Questa pianta qui, perché l'abbiamo messa? Perché qua abbiamo le api. Siccome durante l'estate la budleia comincia a fiorire adesso e dura tutto l'inverno. Ah. E dura tutto l'inverno. Allora, siccome d'estate non hanno bisogno dei fiori grossi, perché c'è tutti i fiori intorno, quelli dell'orto, il fiore di zucca, eccetera. Quando invece comincia adesso, settembre, cominciano a non esserci più i fiori, eccetera, questa, almeno fino a gennaio, così è sempre fiorita. Bello. Quindi è una via di scampo. Ovviamente alle api gli diamo sempre un po' da mangiare a noi d'inverno, perché siccome gli freghiamo il miele, almeno quello dobbiamo tenerli, se no muoiono. Vabbè, cavolo. Niente, questo l'abbiamo messo qui perché sarà il pavimento che dobbiamo mettere lì su. Porca. E ci hanno regalato delle cose. Queste sono le api. Isola del selvatico, perché abbiamo voluto lasciare qua, perché in primavera vengono sui fiori naturali, in modo da creare un habitat naturale per loro. E le api, l'anno scorso, siccome eravamo prima un apicoltore, ci aveva abbandonato e le api erano morte. Allora sono riuscito a scrivere alla mia dottoressa, dove lavoravo io, alla Bracco, e gli ho chiesto se si dà un contributo, perché comprare le api costava un casino, che fare 2.000 euro mi ha speso. Però abbiamo ripristinato. Quest'anno abbiamo fatto già da aprile fino ad oggi, fino ad agosto, 100 kg di miele. Urca! Sì. Adesso lo dobbiamo invasare, poi lo distribuiamo. Questa qui è l'acquacultura. Niente, fanno loro controllo il pH, eccetera, eccetera, capito? Ottimo, così e dopo voi dopo andate a piantumarle. Una cosa interessante. E dopo le andate a piantumare una volta. E dopo si mettono su quei vasettini lì, nel giro di un 20 giorni, 30 giorni c'è già l'insalata grossa. Mamma mia! Andiamo di qua. Andiamo di qua che vediamo l'orto sinergico. Allora, la cultura sinergica, e noi qui cerchiamo di fare un po' di sperimentazione anche di agricoltura un po' più moderna, no? Ma che bello quella melograndola, eh? Oh, cavolo! Ecco, questa è una menta piperita. Ecco, cosa abbiamo fatto? Dobbiamo mettere insieme delle piante che una aiuta l'altra. No? E questa è la sinergia che vogliamo dare. Allora, adesso siamo in fase discendente perché non c'è, però ci mettiamo le melanzane, c'è un modo di piazzarle in maniera intelligente. Ma poi abbiamo un'irrigazione goccia a goccia, sì, come fanno in Israele, abbiamo una centralina di là, abbiamo, e non spandi dappertutto. Questi sono due gelsi, li abbiamo messi, fanno le more. Il gelso bianco, mamma che sapore! Uno è gelso bianco e uno è Morus alba e Morus nigra. E li teniamo perché quando fanno le more, quando vengono i bambini, spieghiamo il significato del gelso. Cioè certo. Le bacco da seta, perché il gelso, il bacco da seta mangia solo le foglie del gelso. Che in tutte le famiglie della Lombardia e del Veneto, io sono del Veneto, me lo ricordo da bambina, ho anche 82 anni, quindi me lo ricordo quando andavo da mia nonna che aveva la campagna, in tutte le cantine c'era il gelso, che questo gelso, portavamo noi le foglie del gelso e poi c'erano i macchi da seta. Poi loro facevano sciogliere il bozzolo nell'acqua calda, tiravano fuori il filo, facevano molto complesso. E allora io però lo tengo perché quelli di Milano non sa neanche, però fa le ciliegie, sono ancora buone da mangiare, no? E il ciliegio ha questa conformazione del tronco, vedi, tutto a circoli.
quando, quando è, questo è il selvatico, ma tutti i ciliegi sono, si riconoscono subito per via di questo. Di quel tipo di corteccia. Vedi che è una corteccia, tutta. Questo è il ciliegio. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, sempre 5, 6 gradi quando è freddo. Questa è una zucchina un po' particolare. La Madonna. Queste sono le famose trombette. Ah sì? Che questa però è sicula. Solo che io gli ho sempre detto, raccoglietele quando sono così, perché se le raccogliete così grandi non, si, non servono, non sono più buone. Quindi qua facciamo un po' di talè, abbiamo un po' di verdure vari. Ripeto, alla fine dell'inverno è così, primavera è molto più ordinato. Qui abbiamo un'altra zuccona. Un altro trombone, questo è più trombone. Che una trombetta, è un trombone. Invece quelle liguri sono più piccole. Invece queste sono siciliane. Poi qui abbiamo i vari cassoni. Provo a sentire il profumo di questa salvia qua. Dio mio, che buono! Buono o no? Vuoi registrare la metta? Sì, molto volentieri. Registri il profumo, registri. Quello è il cavolo, quello è il cavolo nero. Cavolo nero. Solo che ne ha pentato un casino, io gli ho detto piante cavolo nero che devo fare la ribollita, perché si fa la ribollita. Me ne ha pentato un casino, proprio. Sulla strada? Sì. Niente, qui abbiamo i nostri cassoni, ovviamente anche questi sono tutti. Come goccia a goccia, andiamo là, al mattino si apre. Questo è la serra, è la, dove c'è il vino, l'uva. Avete già raccolta? Ha detto che c'è bisogno di tanta terra. Beh, abbiamo una pizza. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. Essere proprio così così. Solo per la prendita. Per quello che vuole. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Che già qui operano, è inutile moltiplicare quindi l'orto dei cristiani, l'orto dei musulmani, l'orto degli atei, l'orto degli agnosi. Veniamo qui tutti insieme, il comune valore del rispetto del creato ci unisce. Ecco, allora di volta in volta la presenza del parroco diventa un'occasione per sensibilizzare la parrocchia di appartenenza, i loro parrocchiani, sul fatto che qui c'è l'orto urbano. Don Roberto, qui sono da un anno, quindi è anche scusato, non sapeva di questo luogo, quindi oggi è la prima volta che viene. Turismo e pellegrinaggi, infatti tra pochi giorni partirà con l'arcivescovo a Fatima con 400 fedeli della diocesi in pellegrinaggio. Ecco, lui l'abbiamo chiamato anche perché è il coordinatore dei corsi animatori Laudato Si, e di cui diremo qualcosa al termine e poi della celebrazione. Ci prepariamo per cominciare, avete il foglietto. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, e per tutte le creature e di sole. Per la luna, per le stelle, per il vento, per le acque, per il fuoco, laudato si, o mio Signore, laudato si, o mio Signore, laudato si, o mio Signore, laudato si, o mio Signore. Nel momento dall'enciclica di Papa Francesco sul tema del rispetto del creato. Alcuni volantini li abbiamo già distribuiti e qui ce ne sono altri. Monsignor Massimiliano è il coordinatore di questi corsi che sono online, quindi sono comodi perché uno li può seguire a casa. Eccoci. E parlando anche con Don Roberto e con Franco, anticipiamo qui il fatto che molto probabilmente sarà tra noi qui il 15 ottobre, dato che ogni anno arriva o qui o in parrocchia, sarà tra noi qui il nostro arcivescovo che concluderà il tempo del creato, non il 4 ottobre quest'anno ma il 15, perché è presente, fa una visita pastorale. E insieme alla conclusione del tempo del creato faremo consegnare a lui questi questo è per te, sì. Questa è l'uva per tutti, questa è l'uva per tutti. Allora, se si fa conoscere le carte della famiglia, porto i saluti anche del presidente del municipio Simone. Ma questo momento sta parlando, era molto complicato, non potevo.